Una serata splendida, una musica garbata, quella che ci prospetta Tango sotto le stelle, questa seconda edizione che si consuma nel Castello di Farneto ed è organizzata da scuolademusica.org con l'aiuto dell'amministrazione comunale del comune di Montelabate e la direzione artistica di Eduardo Javier Maffei. Un connubio molto bello tra il tango suonato e quello danzato. Com'è possibile? L'unica spiegazione plausibile che si può dare è l'origine di queste due arti che si sposano molto bene. L'Argentina è la madre di tutto questo, l'Argentina è la madre della musica che ha procreato il tango e l'Argentina è la madre sempre di quello che ha procreato la danza del tango e quindi è per questo che è spiegabile questo connubio bellissimo, tra l'altro lo abbiamo visto anche questa sera danzare i ballerini la maestra Tatiana Campos con il suo compagno Andrea Dionigi e ci hanno dato veramente un sacco di emozioni, tra l'altro un grosso complimento va anche al gruppo del Barrio. Io l'avevo sentito, tra l'altro, neanche mai dal vivo, solo tramite il web, come oggi diciamo funziona, però molto impatto, molta emotività in quello che hanno fatto e soprattutto la cosa interessante che è stata fatta questa sera, non solo tango, perché l'Argentina, come appunto diceva il musicista Ilario, non è solo ed esclusivamente tango, ma è un sacco di altre sfumature che caratterizzano comunque sia l'Argentina, perché comunque sia sappiamo che l'Argentina è grande e quindi sta a significare comunque sia che è uno stato dove all'interno ci sono varie culture e non solo quella del tango. Una ricerca musicale, una ricerca di spettacolo che non si può esaurire in questa serata, perché nella seconda edizione di questa manifestazione si pensa già a quello che sarà il prossimo appuntamento, quello di domenica 2 agosto. Che cosa ci attende lì? Esatto, domenica 2 agosto vi invito tra l'altro a partecipare anche perché ci sarà un fisarmonicista, un bravissimo fisarmonicista, si chiama Giacomo Rotatori e anche lui interpreterà i brani colonne portanti del tango argentino come Piazzolla naturalmente, e con lui saranno maestri alla tromba, al contrabbasso e alla batteria e anche loro diciamo che sarà uno spettacolo assicurato anche per quella sera, 2 agosto sempre alle 21.30 qui al Castello di Farneto. Un piccolo angolo ma molto bello dell'Argentina è arrivato fino a qui, fino nel nostro, nella nostra provincia, l'hanno portato i grandi musicisti, i grandi maestri del Barrio. Uno spettacolo veramente molto bello. Che cosa avete voluto rappresentare? Qual è l'Argentina che portate con voi? Un po' ci consideriamo dei messaggeri, no? E questo è il nostro compito, di trasmettere alle generazioni future il suono vivo della nostra terra, come diciamo noi, no? E come dicevo prima, di arrivare ai giovani, ai grandi, a tutti e portare la nostra cultura, quella vera, no? Che non è, come dicevo prima, che non è solo tango l'Argentina, è molto grande, e fare conoscere quello che si suona, quello che si vive ogni giorno là, adesso, attualmente in Argentina.